Alla vigilia della partenza per il ritiro per Colle di Mezzo in provincia di Chieti sono 24 i convocati alla corte di mister Carlo Perrone. Una squadra sicuramente da completare, soprattutto in difesa, dove anche il DS Alessandro Battisti ammette manca qualcosa. Gli eventi sono stati comunque, ci hanno portato a questo punto, nel senso abbiamo tanti ragazzi sotto contratto, alcuni sono andati via, altri sono rimasti e adesso partiranno con noi. Qualche altro ragazzo l'abbiamo preso, è incompleta soprattutto non tanto sotto il punto di vista numerico, ma sotto il punto di vista di alcuni ruoli, soprattutto lì dietro, quindi stiamo lavorando questi giorni per cercare di far sì che il mister abbia al più presto quasi tutta la rosa a disposizione. Ma in questo momento, vista l'oggettiva difficoltà della società, il mercato è fermo. Noi, dice Battisti, andiamo avanti per la nostra strada, il mister Perrone sarà il valore aggiunto. Si lavora dunque aspettando anche le decisioni della giustizia sportiva. Ma allora, in ordine dal mister mi aspetto sicuramente che quello che già so, quello che so, la persona che è, so il professionista, conosco lo spessore umano, quindi sono sicuro che è e sarà un valore aggiunto per questa squadra. Per quanto riguarda i giovani, io mi auguro che la differenziazione tra vecchi e giovani venga sostituita tra chi sa giocare a calcio e chi no. Mi auguro che i nostri sappiano, facciano parte sicuramente della prima categoria. Poi per quanto riguarda la penalizzazione, vediamo, i nostri avvocati ci hanno già comunque, come dire, tra virgolette, prospettato un po' tante situazioni, noi siamo sereni perché aspettiamo con fiducia questo responso. Comunque, ripeto, è una situazione di cui noi adesso non la prendiamo in considerazione, pensiamo solamente a lavorare.